Oggi restauro. Questa è arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per Te. Oggi finalmente su Arte per Te torna il restauro. Prima di affrontare il tema vi ricordo di cercarmi anche su Facebook e su Instagram per gli approfondimenti, su Facebook come Arte per Te e così anche su Instagram, e con l'hashtag Arte per Te Video potete taggarmi per farmi vedere le vostre opere e portarle in video con noi. Quindi io sceglierò una delle vostre opere, quella che mi avrà colpito di più, e vi saluterò in video mostrando il vostro elaborato. Ricordati di iscriverti al canale se non sei iscritto per ricevere sempre aggiornamenti sui video, e clicca sotto dove c'è la parolina iscriviti e clicca sulla campanella per essere avvisato per ogni pubblicazione. Detto ciò, torniamo al nostro argomento. Oggi vi dicevo un restauro, infatti restaureremo insieme un dipinto su tavoletta, un olio su tavola. Più che restauro è una fase di restauro, cioè la pulitura. Ci concentreremo quindi su quello che è un restauro conservativo e non integrativo. Per le differenze vi ho già parlato nel video che vi metto qui dove c'è la I col pallino, e vi dico che questa è la prima parte di una coppia di video che pubblicherò oggi, in cui in questo video vi parlerò della teoria e nel video successivo vi farò vedere la pratica, così chi non è interessato a conoscere la teoria del restauro può bypassare questo video, ve lo dico subito, e andare a cercare il successivo che avrà lo stesso video con pratica invece che teoria sul titolo. Detto ciò, cominciamo subito a parlare di questo quadro, un quadretto di inizi Novecento di appartenenza della mia famiglia. La protagonista del quadro è la sorella di mia nonna e quindi sono capace anche di conoscere la storia di questo quadro. Mia madre sa che un cugino si adoperò a praticare una velatura per scurire il quadro, giacché il pittore non lo aveva finito, e quindi per dare un assetto un pochettino più anticato a tutto ha messo su una bella patina di bitume che con il tempo si è scurita troppo fino a quasi non far scorgere più la bellezza del quadro. Quando ci si pone dinanzi un pezzo del genere, io sono stata fortunata perché sapevo la storia, di conseguenza bisogna decidere il metodo di immissione del proprio restauro. Fate conto che la pulitura è una delle fasi più delicate del restauro, perché è quella che va a contatto con la pellicola pittorica e che quindi può intaccare veramente la parte chimica del manufatto, può discioglierne le tinte e quindi intaccare anche l'aspetto visivo. E sicuramente è quella che più di tutti lo spettatore nota. Un quadro sporco da un quadro pulito è subito evidente, un quadro invece integrato strutturalmente e magari lo spettatore neanche se ne accorge. Quindi la pulitura è una fase molto delicata per questi due ordini di fattori, a cui se ne aggiungerà un terzo. Quindi il primo, il fatto che si agisce direttamente sulla oggettività del quadro, la pellicola pittorica, su quello che lo rende quadro, e il secondo, che è molto evidente agli occhi. Vi ricordate quando restaurarono la Cappella Sistina che grandi critiche ci furono per aver troppo svelato quello che era la patina che il tempo aveva lasciato sull'affresco? Bene, quindi quando c'è un'affezione nei confronti di un'opera, bisogna nel immettere il restauro tenere presente anche quella che è l'aspettativa della persona, il lato affettivo, il lato conoscitivo che il cliente ha di quell'opera. Non possiamo restituire un'opera nuova, ma dobbiamo restituire un'opera che mantenga il segno del tempo, il suo trascorrere, il famoso tempo pittore di cui ho parlato in tutti i video che vi allego qui nella playlist del restauro, e quindi mantenere anche, rispettare anche il trascorrere del tempo che ha lasciato il segno sulla tavoletta. Nel mio caso io dovevo togliere un qualcosa che non era lasciato dal tempo pittore ma dal cugino pittore, e quindi vi vado a parlare del terzo punto fondamentale del sistema della pulitura, che è la sensibilità del restauratore. Il restauratore di solito ha le linee guida che sono dettate dalla carta del restauro, ma poi queste linee guida nell'atto pratico della pulitura vengono filtrate dalla personalissima sensibilità del restauratore. C'è un restauratore a cui piace un restauro portato più a fondo, c'è una pulitura portata più a fondo, c'è un restauratore come me
a cui piace invece una pulitura che si mantenga sempre a metà tra il pulito assoluto e lo sporco assoluto. Magari proprio a metà, no, un po' più in là della metà, però che mantenga comunque sempre tracce del passato. Io quindi, come vi ho anticipato, agirò in questo senso. State vedendo il quadretto, che non è tanto grande, e vedete come alle spalle della bambina ci sia un rettangolino rosso che lì per lì, mentre lo stavo restaurando, mi sembrava una ridipintura di mio cugino, del mio pro cugino, ma in realtà poi mi sono resa conto che essere la spalliera della sedia, e scoperta delle scoperte mi sono resa conto che il pittore in quella parte ha usato la tempera e non l'olio, quindi magari non aveva quel colore ad olio e ha usato un altro tipo di colore. Quindi in fase di restauro mi sono dovuta attivare per non portare via tutta la tempera, perché io stavo agendo con un solvente ad acqua, e quindi mi sono dovuta fermare in tempo per non portare via parte del lavoro originario, pur dovendo pulire quella parte. Ci sono tre modi per attendere alla pulitura: c'è il modo meccanico, c'è un modo chimico e c'è un modo che è una mezza via tra le due. Io infatti userò questo terzo metodo. Il metodo meccanico è quello che prevede la rimozione manuale tramite bisturi di tutte quelle che sono le apposizioni di vernice e di patine. Il metodo chimico invece, attraverso appunto l'immissione di solventi o detergenti, porta via quella che è la patina di sporco. Il metodo misto è quello che si avvale sia dei solventi o detergenti e in più anche dell'immissione meccanica, quindi manuale, di piccole porzioni di restauro da togliere via proprio meccanicamente l'ausilio di uno strumento che è il bisturi chirurgico nel mio caso. La scelta del materiale da usare dal punto di vista chimico: si potevano percorrere due strade, il solvente organico o un detergente, un tensioattivo. Io ho scelto il tensioattivo perché i solventi organici sono altamente tossici nel senso che incidono anche sulla possibilità di problemi alla riproduzione dei restauratori, e quindi non soltanto se si è in stato interessante, ma proprio delle modificazioni durevoli nel tempo che potrebbero incidere anche sulle nascite future. In più, naturalmente, tutti i problemi respiratori, tutti i problemi cancerogeni del caso, meglio in casa, lavorando io in casa, non utilizzare questi solventi, sebbene con i solventi mi sarei sbrigata molto molto prima. Io avrei usato il dimetilformalmide e sicuramente in pochissimo tempo e con molto meno sforzo sarei arrivata a togliere tutta la patina, però è molto meno controllabile del detergente, del tensioattivo. Io invece ho usato appunto un tensioattivo del tutto atossico, ma comunque pericoloso per l'opera d'arte. Il tensioattivo che ho usato io si chiama Contra 2000, potrebbe essere utilizzato diluito, ma io l'ho utilizzato puro perché molti lo diluiscono per abbassare il pH, ma nel mio caso il pH, non si sa perché, il pH del Contra 2000 è un pH che supera i 12, ma nel mio caso non mi interessava, perché per quanto io potessi abbassare il pH, se volevo che funzionasse il pH sarebbe rimasto sempre alto. Quindi cosa ho detto? Lo utilizzo in purezza e rimuovo assolutamente subito, prima che intacchi la pellicola pittorica, in maniera tale da avere un intervento più mirato, più pulito, ma nello stesso tempo anche più veloce, e che non mi lasciasse bagnato il dipinto, che è un olio su tavola molto deperibile ad umidità, non mi lasciasse il dipinto bagnato per molto tempo. Sono tutte delle meccaniche mentali che un restauratore deve fare prima di attendere a un lavoro di restauro, così anche come i saggi di pulitura. Io prima di iniziare il lavoro ho fatto dei sample, dei saggi un po' spostati in tutto il quadro, e malgrado ciò non sono stata abbastanza attenta, perché per esempio il sedile dietro non lo avevo valutato, perché per me lì per lì, da uno sguardo superficiale, era una ridipintura del cugino, quando in realtà era una parte del quadro che poi in fase di restauro per fortuna mi sono accorta essere di una natura diversa da tutto il resto del quadro, essere una tempera, e quindi poi l'ho lasciato così, l'ho pulito appena appena e l'ho lasciato così. Bene, vedrete nel corso del restauro che verranno fuori molte magagne,
lavagne che erano state oscurate dalla patina, perché un restauratore deve chiedersi sempre se è stato fatto un intervento di questo tipo, quindi di oscuramento un po', di omogeneizzazione della pellicola pittorica, un perché ci deve essere. Non è che una persona un giorno si sveglia e passa una patina sul quadro per coprire cosa? Bene, durante il restauro ci siamo accorti, mi sono accorta che bisognava coprire una lacuna qui sull'ombra del naso, bisognava coprire una lacuna all'interno dell'iride dell'occhio, mancava proprio la pellicola pittorica, bisognava mascherare dei graffi che c'erano sul viso, quindi tutte queste cose sono state svelate. Alla fine io ho leggermente patinato con acquerello, solo con acquerello, l'ombra del naso, che venendo via lasciava fuori dei graffi che disturbavano proprio visivamente la pellicola pittorica, quindi l'ho rimessa, ma l'ho rimessa in maniera molto facilmente eliminabile, così come ho rifatto la pupilla e l'iride. Ho rifatto perché non l'ho fatta tramite integrazione pittorica a tratteggio, ma proprio come imitativo, perché proprio si capiva come era formato l'iride nella sua totalità. Comunque l'ho fatto in acquerello, quindi basterà un domani un batuffolo di cotone, una volta tolta la vernice da ritocco, per rimuovere tutto quello che ho immesso io secondariamente, per dare una sorta di unità all'opera. Non ho fatto nessun tipo di integrazione pittorica, ho lasciato il quadro nella sua vetustà, perché proprio questa sua vetustà lo caratterizza all'interno della mia famiglia, ed essendo parte di una coppia di quadri non volevo troppo differenziarlo dal gemello che invece ritrae mia nonna. Di conseguenza ho lasciato un'unità di lettura delle opere viste insieme, pur salvaguardando quella che era l'autenticità del colore di quest'opera. Adesso vi faccio vedere com'era e com'è diventato. Lo vedete qui paragonato, ha ritrovato la luce. Molti di voi mi hanno detto: prima sembrava imbronciata e dopo sembra che sorrida. È vero, perché quelle ombreggiature in determinate parti della bocca portano in giù il musetto, specialmente qui sul mento, sembra che acquiscano maggiormente la curva, e quindi togliendolo le labbra sono tornate più rilassate e quindi accenna il sorriso questa bellissima bambina di nome Maria. E allora io spero che questo video introduttivo ma anche metodologico vi sia interessato, vi abbia interessato. Per qualunque domanda lasciatemela scritta qua sotto. Mi preme dire che i restauri di questo tipo non possono essere assolutamente fatti da non restauratori, proprio per quella sensibilità, per quella conoscenza, per quella competenza del dove fermarsi, del maneggiare questi materiali, nel saperli dosare, nel saperli gestire. Quindi non fate mai di questi restauri sulle vostre opere d'arte, perché fareste dei disastri, sciogliereste la pellicola pittorica. E allora, ombretta, perché ce li fai vedere? Per diffondere la cultura e la conoscenza del restauro. Questi non sono video in cui vi insegno a diventare restauratori, questi sono video in cui vi insegno a capire la professione del restauratore, a capire cos'è un restauratore, a capire come un restauratore non deve essere un ridipintore o un pittore delle opere antiche su cui va ad apporre nuova pellicola pittorica. Il restauro è qualcosa che lascia lo status quo del quadro e ne preserva l'originalità, senza andare ad aggiungere nulla di più. Nel restauro integrativo l'aggiunta è un'aggiunta sempre oculata, è un'aggiunta sempre che rispetta il passato e che si differenzia per materiali da quello che è il materiale usato nella prima parte della storia del quadro. Quindi il restauro va sempre denunciato, va sempre reso palese e soprattutto deve essere sempre reversibile. Questo abbiamo fatto oggi, abbiamo ridato luce ad un quadro senza intaccarne quella che era la sua originalità, e lì dove abbiamo fatto qualche piccola integrazione, dico abbiamo non per plurale maestaris ma perché ci siete voi a guardare, lì dove ho fatto qualche piccola integrazione è un'integrazione assolutamente reversibile in qualunque momento, se successivamente questo quadro ritornerà in uno studio di un restauratore. Nel
nella sua storia di vita, insomma. Bene, se questo video vi è piaciuto, pollice in su e condivisione. Mi raccomando, ci tengo tantissimo che i contenuti seri di Arte per Te abbiano una certa rilevanza, perché sapete, ragazzi, la diffusione della cultura è nelle vostre mani. Siete voi che scegliete cosa vale e cosa no. E se vale di più un video di intrattenimento rispetto a un video culturale, sarete voi a deciderlo. Molto spesso demandiamo agli altri la responsabilità che invece deriva dalle nostre azioni. Quindi pensateci anche quando guardate i video su YouTube, non soltanto i miei. Adesso, se siete curiosi di vedere come ho portato avanti il restauro e vedere una bambina passare dal buio alla luce, rimanete con me e cliccate sulla finestra che si sta aprendo dinanzi a voi. E noi ci vediamo sempre qui per il prossimo video. Un grande bacio, ciao!